Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Final Fantasy Type-0. Puntata particolare perché la volta scorsa avrete visto sicuramente qualche taglio, dato che comunque non avevo capito perfettamente la missione, non avevo capito soprattutto come affrontare il boss finale. Ho fatto qualche taglietto giusto per far durare di meno il video. Praticamente è successo che dopo gli avvenimenti della scorsa puntata, la regina, di adesso non mi sto ricordando il nome del luogo, scusatemi, ma sono molto stanco in questo periodo. Ha deciso praticamente dall'oggi al domani di proporre una pace per tutti e tre i regni dei cristalli. La cosa ovviamente puzza e quindi non ci permette di avere una sorta di lucidità per quanto riguarda tutto il resto, però a quanto pare. I fatti stanno così e noi adesso siamo tranquillamente in licenza e possiamo tranquillamente girare la capitale, tra virgolette, nemica. Per cui usciamo. Il generale ti vuole parlare. Va bene. Oreni, nanno yō desu ka? Io kimi ni 事実を伝えるべきか、実に悩んだのだが、それもこんな時に言うべきことではないのかもしれん。何の話ですか？君の兄上のことだ。君は兄上の死に関して納得がいってないようだね。君から兄上の死に関する問い合わせがあったと報告を受けている。いくら探しても、あの日兄さんが当たっていた任務の記録がないんです。君はもう察しているだろうが、君の兄上は極秘任務を遂行し戦死した。兄さんは極秘任務を？首都解放作戦でのクラスゼロの投入は極秘事項だった。私でさえギリギリまで知らされなかったのだ。よって戦場に投入されたクラスゼロと作戦司令部との架け橋が急遽必要となった。その架け橋が君の兄上だったのだ。それで兄さんはあんな前線に。そう、君の兄上はドクター・アレシアとクラスゼロのせいで亡くなったのだよ。いや、彼らが殺したと言っても過言ではない。君の兄上は本来別の任務に就くことになっていた。Che それ pezzo をdi クラmerda スゼperò ロsto が勝手に generale。出動させ、死へと誘ったのだ。君の兄上は死ぬ必要などなかったというのに。あいつらが兄さんを。君がクラスゼロに配属されたのは、その素性も目的も謎であるドクターとクラスゼロを監視してもらうためだった。だが、まさか君とクラスゼロの間にこんな因縁があろうとは。もし彼らと過ごすことが辛ければ、私が特別に君を他のクラスに移動するよう計らおう。彼らの監視の任務はレム、時宮一人に任せることになるが。待ってください。レムをあのクラスに一人残すなんてできません。第一、レムには同じクラスの仲間を監視するなんてできないと思うんです。あいつは優しいから。俺も引き続きクラスゼロに残ります。ほほう、そうかね。さすがクナギリ君の弟だ。彼らに不審な動きがあった時は報告してくれ。はい。兄さん、俺は誓うよ。兄さんを奪ったクラスゼロの誰よりも俺は強くなる。俺は兄さんと兄さんの思い出を失ったけど、レムは絶対に失わない。守り抜く。何をしてでも。Diciamo che adesso la situazione si sta facendo un po' più interessante. Allora, potrei parlare lì, però perderei praticamente del tempo.
forse una meta. No. Ah, Mog che è uscito. Vuoi usare le strutture dell'accademia? Un combattimento simulato? Aspettare la riunione? No, niente, va bene così. Tu invece? Nani? Ah, vabbè, le classiche armi. Va bene, le armi quelle di base, cioè base. Quelle leggermente più avanzate. Vabbè, a sto punto attiviamo il trigger anche qui. Sì, ma smettila di fare così. どうして? うん。俺たちは何を言っても怒ったりしない。自由に話せばいい。本当?ええ、本当です。 これでやっとまともに息ができるってもんです。で、何?やはり黙っていた方がいいかもしれんな。黙ってた方がいい?さっき自由に話せって言ったばっかだぞ。候補生様なんだから発言に責任持ちやがれ。あ、誰に喋るのを止められたんですか? E quindi abbiamo scoperto che Aria effettivamente adesso è molto più perspicace di quello che sembrava. Ah, vabbè, qua vabbè, non c'è niente che ci interessa. Hai ottenuto l'amuleto di Aria. Beh, diciamo che tecnicamente lei dovrebbe rappresentare quel tipo di personaggio che parla in modo abbastanza scurrile. E ovviamente il cacchio è una traduzione alquanto infelice. Qui ci sono altri due trigger, quindi direi di attivarli. Quindi diciamo che noi li chiamiamo invasori, ma in realtà loro sono... hanno sofferto. Attiviamo l'ultimo trigger. クリスタル臭くてたまらん。なんだそれ。我ら白虎と違い、貴様らはクリスタルの犬だ。 同じ空気を吸っているかと思うだけでヘドが出る。またな。喧嘩売ってんのか、こら。クリスタルのためになどと抜かし、休戦中に牙を抜くか、しつけのできていない犬め。へい。やめろ。相手にするな。スザクの犬など何匹でも相手になるぞ。 お前は俺たちをクリスタルの犬というが、お前は立派にシドの犬だろうが。なんだと。シドの前に国を支えていた皇帝はどこに行った。なぜシドの言うことを盲目的に信じている。貴様、シド様のことを。調教されたクッ。
finito al contrario. Bene, abbiamo attivato tutti i trigger, quindi adesso è il momento di riunirsi, diciamo, in hotel. Però se io vado di qua, vediamo cosa c'è. Perché, come possiamo notare, la città effettivamente è, tra virgolette, libera. Nel senso, possiamo esplorarla, però non sappiamo cosa effettivamente abbiamo perso in città. Perché io prima magari di andare in hotel nuovamente vorrei un attimo. Ecco, qua mi sa che è finito tutto, ma qua non possiamo andarci, mi sa. No. E neanche dall'altro lato, credo. Ecco, andiamo un po' più veloci così ci sbrighiamo prima. Madonna, un furetto. Sì, diciamo che la zona che possiamo esplorare è abbastanza limitata. Però ci tenevo a farlo così magari per una questione di contenuto. Allora, andiamo in hotel, vediamo qual è questa nostra missione, dato che comunque se siamo all'interno di una pace non dovremmo avere missioni, però non si sa. Boh, vediamo. どうしたの?やけに兵が多いな。それに監視もされているようだ。そりゃそうでしょう。いくら休戦中だって言っても、あいつらにとっちゃ窓アーマーが勝手に歩き回ってるようなもんだろうし。まあな。ん?頼んだぞ。 Perché ho l'impressione che si stiano alleando contro la classe 0? Cioè, ho questo grandissimo sospetto. Allora, rientriamo in hotel. Ci stanno spiando. Il pettirosso è tornato al nido. Oddio. No, dopo che finalmente si era sbloccata. Oddio. Beh, diciamo che siamo stati già teletrasportati nell'azione proprio in maniera molto evidente. Oh, madonna sta telecamera. Mm.
Allora, qui intanto ho visto cose da raccogliere, per cui registro degli ospiti e registro degli ospiti. Va bene, questo mi sa che dovevamo prenderlo. Bene, qui già siamo ad un checkpoint, se così si può dire. E io sinceramente vorrei cambiare questa abilità con il mazzo offensivo, che è decisamente meglio. Salviamo, ovviamente. Direi che ci sta. E proseguiamo la nostra missione. Qua prendiamo tutto quello che c'è da prendere. Allora, esploriamo nel frattempo. Allora, qui c'è il capitano, quindi. Bene. Bene, quindi voi vi siete arresi. Bene, kit d'emergenza. Però per ottenere 3 fantoma devo ammazzarne di più. Dove vuoi andare? Madonna mia, così veloce. Porca miseria. Intanto sono tutte missioni che potevo fare tranquillamente, però non le sto facendo perché non mi interessa. Oddio! Ah,
Ma qua due nemici non ci sono, quindi va bene, andiamo avanti. Altro checkpoint. Per cui continuiamo a salvare. Direi sempre nello stesso slot, visto che per il momento siamo messi bene. Resisti 3 minuti, ma bene. Qua non possiamo andare, per cui continuiamo. C'è qualcosa che non va. Dell'assassinio della regina di Concordia? Com'è la regina? Ah, quindi questo ci voleva dire. まさか院長たちも。鈴木は大丈夫なの?俺は院長のことを覚えている。それに倉染も でも、なら、なんで返事がないの?どうして私たちが疑われてるの?クリスタルのせいで殺したことを覚えてないだけかもよ。でもそれなら誰かを暗殺したってことは覚えてるはずだよ。ええ、その通りです。そもそも皆さんもそうだと思うのですが、コンコルディアの女王と私たちが会ったということ柄は覚えているはず。 しかし彼女のことは覚えていない。つまり彼女が死んだのは事実なのでしょう。そして他の人々の記憶もそれと同じなら私たちが会っていたということ柄、それが私たちに暗殺容疑がかけられた状況の後押しになったとも考えられます。もう一つ、これはあくまで仮説ですが、 最初から、つまり暗殺が起こる前から犯人は私たちだと決められていたのかもしれません。ふざけるな。私たちってなんだよ。俺は、俺とレムは関係ない。なんで、なんでそんなことになるの。では捕獲しに来た広告兵が迷わずあの部屋に来た理由は。そういえば、 li stanno incastrando. まさか。スザクは俺たちまで犠牲に。マキナ、もうやめよう。今はいくら考えても答えが出ないもの。どちらにせよ、今捕まるのは得策じゃないな。まずはここから脱出しよう。 Ecco, adesso la trama sta diventando decisamente più interessante.
ne approfittiamo, così la battaglia finisce subito. Ma da lì dove ci vado? Da qua. Allora avanziamo un po' più velocemente. Qui c'è qualcosa. Diario militare. Lì c'è qualcosa. Un altro diario militare. No, qui è dove dobbiamo andare. Quindi un attimo, fammi vedere se è qua. Un altro diario militare. Bene, ora direi che possiamo andare. Quindi ci hanno implicato nell'assassinio della regina. Oddio, che è questo il boia? Oddio. Se si avvicina scappate. Quindi forse dobbiamo sconfiggere. Ma non gli levo niente. Ma devo, secondo me non lo devo affrontare, devo andare avanti. Eh sì, perché l'obiettivo comunque sia mi dice di andare avanti. Ecco, lui mi segue, però... Vedete? Cioè lui mi sta seguendo. Ancora lì imperterrito. E ancora quello si avvicina. E noi proseguiamo. Ecco l'obiettivo. Senza chiave non si attiva. Vuoi vedere che ce l'ha quell'ufficiale di prima? Ah, quello che è scappato. Eccolo. Aia. Ciao. Adesso mi sa che abbiamo ottenuto la chiave. Rubata la chiave all'ufficiale. Ma come? Ma non gliel'abbiamo presa? No, 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 vai via. Rubate la chiave all'ufficiale, ma... Forse... Ah, forse è scappato ancora più indietro.
Non era quello, quello... Eccolo, è lui. Beh, diciamo che era la soluzione migliore, dato che possiedo delle magie ultrapotenti. Ecco, c'erano i soldati qua, li avevo visti. No, però aspetta. Li devo andare a prendere. Da dove devo andarci? Da qua probabilmente. Sì. Possiedono i kit d'emergenza, io me li piglio. Qua non c'è nessun altro, vero? No. Bene, possiamo andare. Lì c'è il nostro amichetto che ci aspetta. Il dribbling! Mamma mia. Dribbling pazzesco. Rem, guai ga warui no ka? Non sa più che inventare, Rem. ダメですね。ここは敵の目につきやすい。一人のために全員を犠牲にできません。もう少し安全な場所まで行こうと言ってるだけですよ。 私は大丈夫だよ。 心配かけちゃってごめんね。 行こう、マキナ。 Macchina non sa più. Allora, ennesimo checkpoint. Salviamo. Salviamo sempre sullo stesso salvataggio, dato che siamo messi bene come squadra e come tutto. E proseguiamo. Quindi dobbiamo salire sul treno. Ecco, con la scusa. Oddio! Ah, lì c'è il generale. Da qua non posso andare. Schema logistico. Forse devo andare di qua, sì. Allora, ma io i soldati questi qua non li voglio sconfiggere perché è inutile. Io mi concentro qua. Ah, vai, ah. Perfetto, hai visto? Semplice, semplice, pulito. Così da qua prendo anche. Prendo anche il cibo, prendo tutto. Madonna, è quello che mi segue ancora. No, no, scusa, non possiamo parlare per ora. Schema logistico. Vabbè, possiamo andare, direi. Bye bye. Oh, altro checkpoint. E direi di risalvare sempre nella stessa zona. Tanto per il momento siamo messi bene come squadra, per cui va bene così. Vediamo che succede ora però. Eliminate tutti i nemici.
Allora, ispezionate il treno. Ah, quindi dobbiamo... Bene. Sconfiggi 3 soldati imperiali. Vabbè, non dovrebbe essere. Però il treno non ce la fa più. Ah, vabbè. Salviamo ancora. Cioè, però troppi... Cioè, troppi checkpoint uno dopo l'altro. Non è che abbia molto senso questa cosa. Andatevene dalla città. Devono evacuare la zona all'istante. Vabbè, comunque c'è qualcosa di mezzo che praticamente ci sta facendo notare che andiamo avanti. Ah, ok, quindi adesso posso passare. Dove praticamente ci stanno facendo notare che ci hanno praticamente incastrato. Senza chiave non si apre. E mi sa che ce l'hai tu la chiave? Ecco, chiave del portellone A. E sarebbe questo? È la chiave sbagliata, e allora è questo. E chiave del portellone B. Allora erano già messi lì. Oddio. Non è il tipo che ci... esatto, quello che ci diceva che puzziamo di cristallo. Dovrebbe esserci il leader qua. Eccolo. Kit di emergenza. Vediamo se otteniamo coadiuvante. Kit di emergenza. E vorrei vedere se otteniamo. Forse ancora. Ah no, questo si può aprire. Euforizzante. Qui cosa c'è? La pelliccia folta. E per il momento possiamo andare avanti. Oh oh. Ehi là. Come va? Tutto bene? Aia. Non subire danni. No, vabbè, ma lo posso sconfiggere. Non è... diciamo, non è fortissimo.
Oh, finalmente è saltata la macchina. Ha aperto il passaggio, sì, ma dove devo andare? Ah, ecco, di qua. Però la potevo sconfiggere quel robottone, non era di... Non era... Sì, ma mi sa che non lo dobbiamo sconfiggere. Eh no, eppure... è scappato. Adesso possiamo passare. Altro checkpoint. E quindi risalviamo. Ripeto, troppi checkpoint uno dopo l'altro, cioè non ha molto senso questa, diciamo dal punto di vista di gameplay secondo me. Perché comunque sì, va bene, puoi salvare un po' alla volta, ma così forse un po' troppo. E tu cosa sei? Ma l'attacco triade è troppo forte. È veramente troppo forte. Qua non c'è nulla da prendere. Possiamo andare avanti. Prendete due oggetti reperibili nella zona. Distinta merci. E poi però non so cosa possa prendere, perché qua non vedo molto. Beh, sicuramente ci sarà qualcosa qua. Oddio, mi ha paralizzato. Non più. Però tutti questi graffi... Ah, sta proprio... Mi ha anticipato. Madonna, ma così te la pensi? Ma vieni qua, muori. Ah, questo è quel genio. Bravo, toh, vediamo chi fa puzza di cristallo ora. Bravo, dammi la tua anima. Oh! Cos'era quello? Un drago? E che ci faceva un drago qua? Scusatemi. Cioè... Oh Gesù! Dove scappi? Ma vieni qua!
Ah, da qua dovevo andare. Comunque, il gioco è palesemente strutturato per farvi utilizzare Ace. Cioè, penso che sia abbastanza logica come cosa. E anche tutti i personaggi... E tutti i personaggi che sono comunque ranged, quindi che utilizzano armi da lontano. Perché con questo tipo di telecamere, con questo tipo di movimento, utilizzare un DPS fisico è praticamente impossibile. Cioè... Terroristo Corozze! Cioè, è praticamente impossibile, se no. Beh, il serbatoio di carburante. Madonna, l'attacco triade è... Cioè, è un qualcosa di allucinante. Cioè, proprio vinco... Vinco easy easy. Ah, bene, qua mi potevo curare lo stesso. Perfetto. Salvataggi uno dopo l'altro. Cioè, a meno di 10 minuti di distanza l'uno dall'altro. Ah, ecco. Oh, finalmente, dai. Sì, sì, dai, dai, dai. Vieni qua, combatti. Vum, 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 vum. Ciao, 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 ciao. Vai là. Vedete, cioè con... Allora, affrontare i boss, ad esempio. Ora, se io qua avessi dovuto utilizzare un attaccante fisico, come avrei fatto? Guardate, mentre invece adesso, già. Cioè, quanto ci sono stato? 2 secondi. Perché? Perché ovviamente i ranged... sono decisamente più sfruttabili. Fulgor Buzz, magie, emblema protettivo e basta. Sì, certo che salviamo. Però vedete, era per farvi capire. Ora, se io avessi utilizzato un DPS fisico, giusto? Avrei dovuto aspettare che il boss fosse sceso. Aspetta. Che siano ricordi distorti? Machina? Dem! Daijoubu ka? ちょっと体が重いけど。そうか。よかった。そういえばここは? C'è qualcosa che a me mi puzza.
Ah, ecco, ci siamo tutti alla fine. C'è qualcuno che ci osserva. Ecco, adesso magari. Mate, sore wa bokutachi janai. So desu. Kiite kudasai. Datero. Dame desu. あなたの言まずは聞きましょう。あの時のデュース、すっごかったね。たく怒らせたら一番怖いタイプだね、ありゃ。あ、いえ、ただ必死だっただけで。とりあえずデュースのことは信じたようですね。 竜も信じると言ってる。とか言ってたわね。そういえば、彼女も竜と話せるようでした。それに私たちがした総竜王の部下の話にはとても驚いて興味を持っていました。そもそも総竜の王というのは天使である女王とは違い。今はそんな話いいんだって。で、少し闘争を助けてもらった。 まだ見り手するようないですけどね。お、どうした？どっか痛むのか？あ？シャキッとしろよ。そうやって上から偉そうに言うのはよせ。んだてめえ。ちょっとあんた、突然何言い出すわけ？誰があんたをここまで背負ってやったと思ってんのよ。 俺のことは助けてくれるんだな。兄さんのことは殺したくせに。お兄さん？マキナ、どういうこと？クラスゼロが俺の兄さんを殺したんだ。お前らがいなければ兄さんは戦場を走り回る必要はなかった。え、んべしの。コルパディウノソール。それって朱雀解放作戦の時かな。 お前らにしてみれば名もないただの兵士かもしれないけどな。俺には、俺には違う。俺たちは上層部の作戦通り。いや、お前がそう思いたいならそう思えばいい。けど、いくら僕たちを非難したところでイザナは戻ってこない。なんで兄さんの名前を知ってるんだ。 大丈夫です。マキナ、辛い気持ちはわかりますが、私たちは今大きな問題に直面しています。大きな問題？スザクと連絡がつかない。いくら呼びかけても応答がないんです。え？カリア委員長や倉沢隊長が無事なら、とっくにスザクについてるはず。だよね？わかりましたか。私たちには 過去を振り返って、くよくよする暇はないんです。過去は切り捨てて先に進むしかないんだ。そのために僕たちは忘れるんだ。死者の記憶を。うるさい！そうやって、お前らは兄さんを切り捨てたんだ。少し落ち着け、マキナ。まるで子供のダダですね。悲劇のヒーローがやりたいなら、ミリデスに残って一人で存分に演じてください。あんたに何がわかる！ マキナ、もうやめよう。今は少し休んで。マキナ、どこに行くの？少し周りの様子を見てくるだけだ。
みんな強いけど、それでも救えないこともあるんだよ。俺はレムを救ってみせる。絶対あいつらみたいに切り捨てたりはしない。マキナ。すぐ戻るよ。Diciamo che la storia potrebbe prendere una piega anche piuttosto interessante. Però tu Ace, porca miseria, cioè glielo potevi dire che è stata colpa tua, perché è stata colpa tua e basta se suo fratello è morto, sei tu che l'hai voluto in missione. Cioè, io non so se ve l'ho fatta vedere in un episodio, cioè, mentre registravo non so se ve l'ho fatto vedere, ma tecnicamente Ace, mentre stava contemplando i Chocobo, no? Visto che a lui comunque piacciono molto i Chocobo, ha incontrato il fratello di Machina e quindi l'hanno stretto una sorta di rapporto, parlando un pochino, sfogandosi l'uno dell'altro. E allora Ace gli ha lanciato la battuta nel portarlo con loro in missione, perché si sentiva più a suo agio se avesse collaborato con una persona con cui ovviamente tra virgolette si fidava, anziché un perfetto estraneo. E allora suo fratello accettò, e però, come abbiamo potuto vedere all'inizio del gioco, che era quel ragazzo che praticamente si è buttato ai piedi di quel Chocobo dicendo di non voler morire, avete visto benissimo poi com'è finita. Quindi diciamo che adesso i pezzettini del puzzle piano piano si stanno iniziando ad unire, e dobbiamo cercare di capire anche cosa e cosa, cioè diciamo, come e cosa dobbiamo fare. E quindi diciamo adesso il gioco sta iniziando a prendere forse un aspetto, o comunque sta iniziando a prendere una piega diversa, il che sinceramente mi sta anche piacendo tra virgolette. Vediamo come andrà avanti nella prossima puntata, perché ovviamente già abbiamo registrato parecchio. Quindi per il momento è tutto, io vi ringrazio al solito per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.